I carabinieri hanno arrestato a Venafro 6 spacciatori in una operazione antidroga. I militari hanno inoltre sequestrato molti stupefacenti. Le ex maestranze dello zuccherificio di Termoli ancora in protesta a Palazzo d'Aimmo, in scadenza le misure di sostegno, attendono risposte dalla politica. Il governo regionale ha presentato questa mattina alcune misure per frenare l'esodo dai piccoli comuni delle due province con meno di 1000 abitanti. Presentato il documentario I racconti della memoria, la guerra e il fascismo, Le Mainarde, diretto da William Mussini e realizzato in sintonia con il comune di Rocchetta al Volturno. Bentrovati gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale di TLT Molise. Esponenti delle famiglie Casamonica e Spada coinvolti nel sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Isernia, smantellato da carabinieri e procura Pentra. Stamani i dettagli in una conferenza stampa. Sei arresti ed il sequestro di un ingente quantitativo di droga. Carabinieri e procura di Isernia hanno smantellato l'ennesimo sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, a finire nella rete componenti delle famiglie Casamonica e Spada. Due le fiorenti attività nel mirino degli inquirenti e che interessavano il centro storico Pentro e le piazze venafrane. Questa mattina si è conclusa un'attività di indagine che è partita su due filoni differenti. Il primo si è sviluppato in Isernia dal gennaio di quest'anno e il secondo invece è partito da Venafro a metà dell'anno. Si è conclusa questa mattina con l'impiego di 45 unità del Comando Provinciale Carabinieri, di due unità cinofile provenienti da Chieti e dell'elicottero dell'elinucleo di Pratica di Mare. Mesi di meticolosi appostamenti ed intercettazioni anche visive che hanno consentito di appurare che tra gli assuntori vi erano pure diversi studenti minorenni. Per evitare i controlli invece i pusher portavano al seguito i propri figli anche in tenera età e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Questa è un'indagine che nasce dal controllo del territorio, perché nel mese di dicembre dell'anno scorso ragazzi del nucleo investigativo hanno annusato questa movimentazione dei Casamonica e Spada da Venafro ai Serni. Cioè sono stati attenti, hanno notato che questi sono spostati, li hanno visti in giro, hanno fatto degli accertamenti e da lì è nato tutto. Quindi io credo che un ottimo controllo del territorio può prevenire tutto questo. In manette Pino Spada, la consorte Anna Norma e il figlio Giuseppe con la moglie Eleonora Casamonica, quest'ultima figlia di Ferruccio, elemento di spicco del clan Casamonica operante nella capitale, incarcerato lo scorso luglio a Roma per tentato omicidio, rapina ed estorsione. Ed ancora l'arresto è scattato pure per Enrico Spada e la convivente Giovannina. Durante le indagini è emerso il potenziale intimidatorio del gruppo. Infatti uno degli assuntori, dopo aver reso dichiarazioni indizianti agli inquirenti, è stato malmenato e minacciato di morte da alcuni degli indagati all'interno di un esercizio commerciale del centro di Isernia, ma l'uomo ha trovato il coraggio di denunciare subito l'accaduto agli inquirenti, mentre un secondo testimone, assuntore, accompagnato fisicamente da Pino Spada al Palazzo di Giustizia, è stato costretto a depositare presso la Procura di Isernia una denuncia contro i carabinieri. Due gruppi estremamente pericolosi, criminali di professione, soprattutto Spada Pino, hanno effettuato delle attività di intimidazione successive nei confronti di coloro che stavano collaborando con gli inquirenti per accertare i fatti, evidentemente gli acquirenti della sostanza stupefacente individuati nel corso delle indagini. Uno di loro è stato minacciato anche con violenze per ritrattare, ma fortunatamente ha sporto denuncia nei confronti dello Spada. Un altro invece, probabilmente minacciato, è caduto in questo ricatto ed ha presentato una falsa denuncia ai carabinieri, nei confronti dei carabinieri. La cosa grave e allarmante è che Spada ha avuto, potremmo dire, il coraggio, la faccia tosta di presentarsi sotto la procura con questa persona, fargli presentare una falsa denuncia e chiaramente coinvolgere, mettere nei guai anche questo giovane che probabilmente, intimorito dalla vera e propria forza intimidatoria del clan Spada, ha acceduto a questo ricatto. Ancora un atto vandalico sulla collina Monforte del capoluogo molisano. Per la quinta volta sono stati tranciati i fili delle luminarie del castello. L'ennesima denuncia è stata presentata dagli amministratori comunali alla questura. Il primo caso si è verificato lo scorso 2 dicembre.
Il Consiglio regionale oggi ha approvato le modifiche alla legge regionale misure in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Le modifiche introdotte vogliono avere lo scopo di ampliare il raggio di tutela delle vittime di violenza alla luce anche del reato di stalking e dei ricatti a sfondo sessuale. La lotta contro la violenza è prioritaria, così la consigliera Paola Matteo nel suo intervento in aula. Se non si garantisce la sicurezza alle donne, non saremo mai in una vera e propria democrazia. E futuro amaro per gli ex dipendenti dello zuccherificio di Termoli. Le misure di sostegno sono in scadenza e ad oggi ancora alcuna collocazione, mentre lo stabilimento è stato dismesso. Nessuna ricollocazione e ad oggi nessuna nuova previsione di supporto al reddito per gli ex lavoratori dello zuccherificio del Molise, che ancora una volta hanno manifestato fuori e dentro Palazzo Daimmo chiedendo alla politica regionale risposte certe. Per alcuni le misure di sostegno previste dalla legge sono già scadute, per altri manca poco, mentre il futuro si prospetta sempre più difficile. Il presidio si è fatto nel 2016, il primo presidio, e adesso siamo quasi nel 2019. Noi praticamente ci siamo fidati all'inizio della politica per un discorso di ricollocazione. Questo discorso è andato avanti per tutto questo tempo, ci hanno portato praticamente a non ottenere assolutamente nulla e non sappiamo più come andare avanti. Sarà proprio un periodo nero ancora più oscuro di prima, perché se prima era grigio perché comunque avevamo una fonte di reddito, adesso sarà nero comunque perché non abbiamo più fonte di reddito, non sappiamo come andare avanti. Non si può chiudere un'azienda senza dare una possibilità, un piano B, qualcosa per essere ricollocati. Noi invece ci hanno praticamente buttati in mezzo a una strada senza darci nessuna fonte di sostegno, tranne che quella che era prescritta dalla legge. Prima di tutto chiediamo che ci devono trovare un sistema per darci una fonte di reddito. La ricollocazione è quella che vogliamo tutti. Quei fondi per esempio per i bandi LPU si potevano spendere per incentivare le aziende del Basso Molise, queste aziende del Basso Molise che assumevano noi per, comunque con degli sgravi. Intanto lo stabilimento di Termoli è stato per buona parte smantellato, i beni mobili acquistati per 1,5 milioni da un'azienda bergamasca sarebbero stati rivenduti dalla stessa per 10 milioni di euro con un evidente ampio guadagno. Altro materiale invece sembrerebbe sia stato depositato in un terreno del nucleo industriale sempre di Termoli, l'occupazione però risulterebbe abusiva e l'attrezzatura pericolosa, tanto che sulla vicenda sarebbero in corso delle indagini della Procura di Larino. Questione migranti, per il consigliere regionale Andrea Di Lucente bisogna aprire il dialogo con le amministrazioni locali e ripensare la gestione dell'accoglienza in provincia di Isernia. Ha contestato il metodo utilizzato dalla prefettura, soprattutto dopo il braccio di ferro con il comune di Pescolanciano, dove il sindaco Manolo Sacco ha avanzato la possibilità di rischio incolumità nell'ospitare i richiedenti asilo nella struttura adiacente a un cantiere attualmente aperto. Per la prefettura però, volente o nolente, i migranti giungeranno nel centro Alto Molisano. Misure di sostegno per contrastare lo spopolamento attraverso un incentivo assegnato ai cittadini che andranno a risiedere nei piccoli comuni e risorse poi per il mantenimento e il miglioramento dei servizi nei centri con meno di 1000 abitanti. I dettagli illustrati oggi a Palazzo Vitale. Il percorso è quello di contrastare lo spopolamento dei molti piccoli comuni del Molise e si concretizza attraverso alcuni sostegni differenziati per i comuni al di sotto dei 1000 abitanti, per i quali le risorse previste dalla Regione andrebbero a contribuire al mantenimento e o il miglioramento dei servizi essenziali, mentre sono previsti dei fondi che andrebbero a favorire quei cittadini italiani che decidono il trasferimento di residenza nei comuni al di sotto dei 2000 abitanti. È un provvedimento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione. Le risorse non incidono sul bilancio regionale e questo ci consente di utilizzare le nostre risorse per altri interventi. È un provvedimento che cerca di offrire ai comuni con meno di 1000 abitanti un sollievo finanziario per dare più servizi alla popolazione ed è un provvedimento che su un'altra linea di intervento offre nei comuni
inferiore a 2.000 abitanti, la possibilità per soggetti che hanno interesse ad aprire un'attività in questi piccoli comuni di trasferire la residenza e di avere un sostegno che potrebbe arrivare massimo fino a 700 euro mensili. Noi abbiamo previsto che entro il 2019 sarà tutto concluso, anche l'erogazione dei finanziamenti. A pochi giorni dalla nomina del nuovo commissario alla sanità per il Molise, come spiegato dal governatore Donato Toma durante i lavori odierni del Consiglio regionale, già pronti due ricorsi. Il presidente della Giunta ha infatti dato mandato ai suoi legali per rivolgersi alla Corte Costituzionale per impugnare sia il provvedimento con cui il governo ha designato Angelo Giustini a commissario, sia il decreto in via di approvazione che ha stabilito l'incompatibilità tra i governatori e i commissari ad acta. E la conferenza stampa per illustrare i risultati dello screening diabetologico in Molise si è trasformata in un momento di sfogo del presidente Toma dopo la designazione da parte del governo centrale della nuova struttura commissariale della sanità in Molise. Metodo di scelta da vecchia politica, ha sentenziato il governatore. Il presidente Toma è apparso piuttosto contrariato in occasione della conferenza stampa tenuta nel parlamentino della Giunta regionale per illustrare i risultati dello screening diabetologico realizzato grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione e ASREM. Una contrarietà manifestata con evidente indifferenza dopo la nomina decisa dal governo del nuovo commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini e del subcommissario Ida Grossi, un'indicazione sulla quale Toma si è così pronunciato. No, io il commissario non l'ho sentito. Non lo conosco e lo sto attendendo. Il commissario non ha grande bisogno di me, però noi abbiamo grande bisogno di lui e quindi dovremmo collaborare. Ma c'è anche un altro aspetto, questa volta tutto politico, nella vicenda che ha portato alla designazione della nuova struttura commissariale. Riguarda i rapporti interni al centrodestra e in particolar modo con la Lega, che essendo forza di governo sia a livello nazionale sia a livello locale, non si è per nulla spesa in questi mesi per favorire la designazione del governatore molisano alla carica di commissario alla sanità. Al contrario, la nomina di Giustini, secondo indiscrezioni, sarebbe stata indicata direttamente dal Carroccio e dallo stesso Matteo Salvini. Si sente tradito dalla Lega, Presidente? Non penso che si possa governare attraverso dei contratti. Il governo non è un rapporto sinallagmatico. Io ti do se tu mi dai. Il governo di un paese è un rapporto prima di tutto etico. Per questo forse lei si attende che il governo possa cadere il prima possibile? No, io non ho queste attese. Io mi attendo che il governo possa venire incontro alle aspettative di questa regione e dei molisani. Un elemento quest'ultimo che ha indispettito non poco Toma, che si è affrettato a definire il comportamento assunto dal governo come frutto della peggiore vecchia politica. Su una cosa però Toma è stato chiaro: la riorganizzazione del sistema sanitario regionale sarà ora di esclusiva competenza della struttura commissariale, quindi del governo centrale. Un modo per rispedire la patata bollente delle decisioni delicate che dovranno investire un settore che occupa oltre il 75% del bilancio regionale, sia sul Movimento 5 Stelle sia sulla Lega. Molti giovani studenti oggi alla presentazione del documentario I racconti della memoria, la guerra, il fascismo, le mainarde, diretto da William Mussini e realizzato in sintonia con il comune di Rocchetta al Volturno. Il DVD Giorni della Memoria, la guerra, il fascismo, le mainarde è un progetto culturale di recupero storico voluto dal sindaco di Rocchetta al Volturno Teodoro Santilli, dal giornalista Andrea Succi e dall'artista Michele Peri ed è stato realizzato nella regia e nel montaggio da William Mussini e prodotto dalla Incas. Questa mattina la presentazione ufficiale a Campobasso alla presenza di numerose scolaresche. Dell'iniziativa e del periodo storico ne parliamo con il professor Giuseppe Pardini dell'Università degli Studi del Molise. È mancata un'opera di divulgazione della nostra storia. La storia del Molise non è secondaria alla storia della Toscana o della Lombardia o del Veneto, anzi per certi aspetti e per certi ambiti è addirittura superiore. C'è mancata una fase sia di
creazione della cultura, e questo spetta agli storici, ai professionisti, agli scrittori, ma anche di divulgazione, quindi divulgare quello che è stato scoperto sui tanti ambiti e a tanti aspetti della nostra storia regionale, ed è un peccato veramente. Quindi ben si colloca anche questa iniziativa, vedo questa mattina c'è la vecchia scuola magistrale, il liceo scientifico, questi giovani che sappiano quel che era nella regione Molise e anche in tutta Italia la nostra storia dopo e durante, anzi durante peggio ancora, la seconda guerra mondiale nel nostro paese. Ed ecco le Mainarde hanno un significato storico importantissimo, soprattutto rispetto alla seconda guerra mondiale. Ecco, lei ha i suoi studenti, no? Quando parla delle Mainarde, che cosa gli comunica? Beh, ecco, innanzitutto sulle Mainarde, che apro una parentesi, uno dei tanti bellissimi posti della nostra regione Molise, come il Matese, eccetera, ma non voglio deviare dal discorso e dalla domanda opportuna che lei mi ha fatto. Le Mainarde sono state per qualche mese la capitale morale del nostro paese. L'Italia era divisa in due non solo militarmente ma anche istituzionalmente. C'era lo Stato italiano, quello monarchico del re, dei partiti, che si chiamava Regno del Sud per intenderci, e invece lo Stato che riteneva gli alleati, cioè gli inglesi e gli americani, il Regno del Sud nemici, ed era lo Stato alleato dei tedeschi, lo Stato della Repubblica Sociale Italiana messo in piedi da Mussolini. Quindi per due anni, per oltre 600 giorni, l'Italia è stata divisa in due, sia da un punto di vista fisico che istituzionale. Avevamo due Italie, poi è stata l'Italia, la continuità istituzionale, che ha avuto per fortuna il sopravvento e da lì è rinata la democrazia, ma in quel difficile inverno 43-44 l'Italia è rinata sulle montagne delle Mainarde, perché è lì che si è ricostituito l'esercito italiano, il corpo italiano di liberazione. Per il parco termale dell'acqua solfurea di Isernia sono stati recuperati oltre 765.000 euro per riqualificare il sito storico e naturalistico, finanziamenti che serviranno a sistemare l'area esterna, a realizzare la piscina termale coperta, il giardino pensile e il centro benessere. Il recupero dell'area rappresenterà un'occasione di sviluppo sotto il profilo ambientale, naturalistico, economico e turistico per la città di Isernia. Funghi medicinali per offrire benefici alla salute delle persone e degli animali e per combattere stress fisici e disturbi dell'organismo. Vediamo di cosa si tratta in questo servizio. Benefici cardiovascolari, regolatori della pressione, del sistema immunitario e delle vie respiratorie, effetti antitumorali e antidiabetici, sono molti i principi attivi dei funghi medicinali prodotti e trasformati dalla giovane azienda salernitana Casa Verde. Funghi capaci di curare malattie e disturbi anche negli animali domestici e di fungere da stimolatori energetici. Sì, la nostra azienda produce due funghi, il Ganoderma lucidum e il Cordyceps sinensis, considerati dalla medicina tradizionale cinese dei funghi medicinali, quindi che hanno dei benefici sull'organismo e delle corrispondenze rispetto a diversi organi. In generale il Cordyceps sinensis, essendo un adattogeno, cioè che entra nell'organismo per aiutarlo a supportare le situazioni di stress, agisce come tonico generale, quindi sul sistema cardiovascolare, per esempio, dove va a regolarizzare la pressione, abbassare il colesterolo, normalizzare il quadro lipidico, agisce come immunostimolante, agisce quindi fortificando il sistema immunitario, può essere utilizzato per esempio quando si soffre di asma cronico, perché va a mitigare proprio gli stati asmatici. Agisce come protettore del fegato, sul sistema digerente, dove va a regolare la peristalsi. Agisce insomma un po' su diversi disturbi dell'organismo. Il Cordyceps invece è un tonico energizzante per eccellenza, viene utilizzato in situazioni di stress fisico, per esempio per gli sportivi è molto indicato il Cordyceps, perché aiuta a migliorare proprio le prestazioni sportive, dando più energia, aiutando a metabolizzare insomma un metabolismo energetico più veloce e da assumere, diciamo, utilizzare al meglio l'ossigeno che viene assunto durante l'attività. Da secoli la storia ci dice che l'essere umano
era ed è sempre alla ricerca di prodotti naturali per migliorare il proprio organismo e le proprie funzioni, così? Sì, sì, è vero. La tendenza di oggi è proprio quella, ricercare delle sostanze naturali, quindi senza controindicazioni, senza effetti negativi per l'organismo, che riescano ad apportare dei benefici e che riescano quindi ad aiutare l'organismo ad affrontare meglio le situazioni di stress psicofisico. Il potere benefico dei funghi è stato importato per secoli dall'Asia. L'azienda medicinale di Bellizzi è invece una filiera completa nel campo della micoterapia ed erboristeria. Benessere e prevenzione da infortuni domestici a Termoli Vigili del Fuoco hanno portato a termine un progetto rivolto al bene della comunità. Hanno visitato i centri anziani di Via Tevere, Via Cina, Via Sannitica e Difesa Grande, spiegando agli ospiti quali sono i principali pericoli che possono incontrare nelle loro abitazioni e come evitarli. Presentato il calendario 2019 dell'Esercito italiano, che questa volta è dedicato al mondo tecnologico e al genio universalmente riconosciuto di Leonardo da Vinci. Il Calendesercito 2019 è il calendario che i vertici dell'Esercito italiano da moltissimi anni consegnano agli uffici istituzionali e ai vari enti. Per il prossimo anno è stato scelto il tema Tecnologia e Esercito, sviluppato anche attraverso un omaggio al genio di Leonardo da Vinci e alle sue macchine. Questa mattina la presentazione è a Campobasso con il colonnello Andrea Bolognesi, che presiede il comando militare Esercito Molise. È un binomio fondamentale perché rappresenta non soltanto il presente ma anche il futuro della Forza Armata, perché deve essere al passo con i tempi e con la tecnologia per potersi integrare nell'esercito delle Forze Armate Europee. È un cambiamento fondamentale di carattere tecnologico che ci inserisce fra i maggiori eserciti europei. È un aspetto fondamentale per la Forza Armata quello di dedicarsi all'aspetto tecnologico proprio per aumentare la sicurezza dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze impegnate in questo servizio, soprattutto oltre confine nelle missioni internazionali di pace. Comandante, quando si sceglie un calendario, oramai sono tanti anni, no? Non è solo per segnare il tempo, no? Ma è anche e soprattutto per guardare al futuro. Questa mi sembra una scelta che voi avete fatto da tanto tempo. Assolutamente sì, quest'anno ci siamo voluti dedicare proprio all'aspetto tecnologico che è fondamentale e nel contempo omaggiare la figura di Leonardo da Vinci, che non è affatto un caso in quanto il 2 maggio del 2019 ricorrono 500 anni dalla morte del genio universale. Secondo i dati Istat, nei primi 9 mesi del 2018, tra le realtà più in crescita nelle esportazioni, il Molise con un più 40,8%, seguito da Calabria, Basilicata e Valle d'Aosta. L'impennata delle esportazioni per l'Istituto Nazionale di Statistica è maggiore nelle regioni del Meridione che nel resto del Paese, con un aumento del 4,3% contro il più 3% al Nord e lo 0,7% al Centro. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Dalla sera cielo prevalentemente stellato sul Molise, temperature comprese tra 1 grado di Campobasso e la massima di 10 a Termoli, ventilazione settentrionale, mare mosso. Domattina sulla regione tornerà il sole, valori climatici stazionari, venti deboli di direzione variabile. Pareggio nel derby molisano di Serie D tra l'Agnonese e l'Isernia ha lasciato l'amaro in bocca soprattutto in casa granata. Il girone F si dimostra anche quest'anno di qualità tecnica elevata. Mister, uno 0-0 che penalizza soprattutto la vostra squadra. Una partita equilibrata nel primo tempo, avete premuto sull'acceleratore nella ripresa e mancata la rete. Sì, la fotografia della partita è questa qua. L'Isernia nel primo tempo
si è difesa, ha contrattaccato, ha pressato, ci ha dato fastidio come era normale che fosse. Nel secondo tempo, quando le energie sono venute un attimino meno, credo che ci sia stata soltanto l'Agnonese in campo. Abbiamo avuto le nostre occasioni, alcune anche clamorose, un salvataggio sulla linea, un paio di interventi importanti del portiere, un paio di cross che veramente hanno attraversato l'area di rigore, bastava soltanto spingerla. È dura perché nel secondo tempo meritavamo di vincere e la vittoria ci serviva. Invece adesso siamo ancora lì e niente, la strada è ancora lunga. In fase offensiva è meglio Lamin spostato a destra con Formuso centrale? Secondo me sì, perché abbiamo visto le difficoltà di Lamin nel primo tempo a giocare spalle alla porta, anche se devo dire la verità, domenica a Campobasso è stato strepitoso. Però lui ha bisogno di giocare fronte porta, non spalle alla porta, per cui la soluzione migliore è quella lì che abbiamo visto nell'ultima mezz'ora. Detto questo, Formuso deve entrare un po' in condizione perché ha un fisico importante, a Fasano non ha giocato tanto, quindi ha bisogno di un po' di tempo. Mi dispiace perché è andato a pochi centimetri dal gol all'esordio, sarebbe stato veramente un bel inizio per lui e per tutti quanti. Secondo me noi abbiamo qualcosina in più dell'Isernia, anche se in questo momento hanno più punti di noi. E niente, è chiaro, nel primo tempo comunque avremmo dovuto e potuto fare di più. Rispetto allo scorso anno si aspettava la qualità tecnica di questo girone F adriatico? No, me l'aspettavo sì, perché lo scorso anno ho allenato a Campobasso per la prima volta il girone F e mi sono meravigliato per la qualità del girone. Quest'anno secondo me è come lo scorso, né più e né meno, diciamo che squadre materasso non ce ne sono, magari lo scorso anno ce n'era una. E quindi no, per me non è una sorpresa, ogni partita... La prima può perdere con l'ultima, come abbiamo visto, e quindi ci sarà. Dobbiamo aumentare il tasso tecnico nostro se vogliamo vincere le partite. Per il calcio a 5 nazionale di Serie B, Paolo Pizzuto ha rassegnato le dimissioni come tecnico della Sciamina de Campobasso. La società del capoluogo ha affidato la squadra a Massimiliano Di Cuia, allenatore della formazione Under 19. E sfida interna contro il Futsal Parete domani sera per il CUS Molise nel torneo Under 19 di calcio a 5. La formazione del capoluogo al Pala Unimolla avrà un solo risultato a disposizione, la vittoria per proseguire al turno successivo della Coppa Italia. Già fuori dai giochi di qualificazione la Tramolisana, la Sciamina de Campobasso, incontro previsto alle ore 20. Un centinaio di bambini ha preso parte a Bonefro all'evento sportivo Gioco Calciando. L'iniziativa ha avuto come finalità quella di promuovere la partecipazione all'attività motoria e la relazione tra tutti i piccoli calciatori coinvolti. Protagonisti dell'evento sono stati gli alunni della scuola primaria di Santa Croce di Maiano, Bonefro, Rotella, Colletorto e San Giuliano di Puglia. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.